ci eravamo lasciati così. Parte Samuel sul primo palo. E arrivano i tre fischi puntuali dell'arbitro. Cala il sipario sul campionato di MSP e Trebbo. Un ultimo canto da parte dell'MSP che davanti ai propri tifosi non voleva sfigurare. Finalmente è terminata la stagione calcistica. Stiamo andando a fare l'ultimo allenamento della stagione e poi ci saluteremo definitivamente, ragazzi, almeno per quest'anno. Il mio futuro è un futuro abbastanza incerto, ma adesso andiamo a fare l'ultimo allenamento di questa splendida stagione. E poi dopo ci vediamo direttamente ai saluti conclusivi, finali. E quindi adesso andiamo a fare l'allenamento, un allenamento più particolare, adesso lo vedrete. A dopo, signori. Ah! Serenità? Siamo già in vacanza, come funziona? Ah, non hai i cinesi nei palloni? No. Tutto? Bene, Mauri, questo è l'ultima intervista del campionato. Come ti è sembrato? Cosa hai da dire riguardo a quest'annata bellissima che c'è stata? Sì, alla fine è stata bellissima perché abbiamo raggiunto un'ottima posizione in classifica, un settimo posto quasi insperato all'inizio, perché come matricola non era poi così semplice. Purtroppo darò l'addio dopo molti anni al Monte San Pietro, perché ho un nuovo stimolo da un'altra società, però sono stati 4 anni bellissimi, una bella galoppata vincendo la terza, la seconda, la prima e poi questa salvezza con questa ottima posizione in questo campionato. Sicuramente forse è stata anche l'annata più bella, perché anche se non l'abbiamo vinto il campionato, perché eravamo in pochi, perché è stata più sofferta, più faticosa, però il gruppo dei ragazzi fantastici, uniti, bravissimi, sono stati bravi, veramente bravi, faccio i miei complimenti. Posso dire che sarò da avversario il prossimo anno per il Monte, ma il calcio è così, insomma, non è un problema. Come al solito, un saluto particolare ai ragazzi del Real Casalecchio e del Tessina. Ciao! Ciao Mauri! Che stoppata di petto! Bravo,
Stagione è andata, ce l'abbiamo fatta. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Siete stati bravissimi, in bocca al lupo in futuro. Grazie, grazie Giorgino. Ragazzi, è successo dopo appunto un paio di giorni che ci eravamo visti per l'ultimo allenamento e l'ultimo saluto insieme a tutta la squadra di quest'anno. È arrivato l'ufficialità e Fanti non sarà più l'allenatore dell'MSP dell'anno prossimo. C'erano già stati un paio di problemi durante l'anno, sia con la squadra che con la società, e alla fine la società ha deciso di intraprendere una strada diversa con un nuovo allenatore che personalmente non lo conosco. Io ancora, ragazzi, devo decidere al 100% che cosa andrò a fare l'anno prossimo, se continuare un'altra stagione con l'MSP oppure valutare le altre proposte che mi sono arrivate. In queste settimane andrò a parlare con diverse società e poi dopo andrò a decidere la mia destinazione finale. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, massimo supporto per me. Lo so che in tantissimi mi avete scritto anche via Instagram che volete sapere la mia destinazione e volete il meglio per il mio futuro. Io adesso deciderò e poi al più presto possibile vi farò sapere la mia decisione finale. Mi sono arrivate proposte importanti che dovrò valutare e speriamo di scegliere la proposta migliore per me, per il mio futuro, ma soprattutto anche per voi che mi seguite. Detto questo, ragazzi, questo magnifico video saluto conclusivo della stagione finisce così. Noi ci vediamo in un nuovo inizio per me e per quello che sarà la mia prossima destinazione. Da Off Samuel è tutto. Grazie infinitamente per aver seguito tutta la serie quest'anno. Ci vediamo alla prossima stagione. Ciao ragazzi. Quindi, siccome io nel calcio ci sono da un po' di tempo, da un po' troppo tempo, vi do un consiglio. Il primo tempo si gioca come se fosse una partita vera, perché è una partita vera. Poi nel secondo tempo si vede, perché loro gli va bene, secondo me gli può andare bene anche un punto, a noi ci può andare bene anche un punto, però non si sa mai. Avete fatto la prestazione, mi raccomando, stiamo compatti e aiutiamoci e non regaliamo agli altri giocate tipo palla persa dove sapete voi, non si perde palla lì. Se ce la vediamo brutta la facciamo andare e andiamo a prendere. Non si rischia niente. Ragazzi.